Buonasera a tutti e tutte, intanto benvenuta Susanna Tamaro, siamo qui per presentare il suo ultimo libro, io mi chiamo Antonella Parigi, il libro di cui parliamo si chiama Una grande storia d'amore, naturalmente Susanna Tamaro non ha bisogno di grandi presentazioni perché è una scrittrice che seguiamo da tanti anni, che soprattutto ha scritto libri bellissimi, libri che sono entrati nella storia della letteratura, libri che ci hanno accompagnato. Io dico solo alcuni titoli, tanto per ricordarli: La testa fra le nuvole, Va dove ti porta il cuore, che è stato, vuol dire, un successo mondiale incredibile, Anima Mundi, Ascolta la mia voce, Luisito, una stanza d'amore, Il tuo sguardo illumina il mondo. Sicuramente ne ho dimenticato qualcuno, però se vuole aggiungerli poi Susanna, Sono lascia. tanti. Sì, infatti ho cercato di riassumerli, comunque se vuole poi aggiungerli molto volentieri. E io comincerei appunto da questo libro che è innanzitutto un libro, un grande libro di una grande storia d'amore. E quindi credo che la prima cosa di cui vorrei che parlassimo insieme è sul fatto che, insomma, noi siamo più o meno della stessa generazione, ma insomma nelle nostre famiglie diciamo che la parola amore non era mai contemplata e non era contemplata neanche un'educazione ai sentimenti. E forse però neanche oggi è così contemplata l'educazione ai sentimenti, cioè nel senso che parliamo molto di amore, ma parliamo in modo molto superficiale, ecco. Non esiste una vera educazione ai sentimenti, una riflessione. Io comunque, insomma, ricordo che sia per mia nonna, per mia mamma, che insomma sono state due figure, i propri sentimenti erano una cosa assolutamente Scandalosa, sì, vietata. Sì, ma vietata, ma anche un po' volgare. volgare, Comunque, volgare. Sì, il è motto vero. di mia nonna era: è meglio avere un marito di ferro che un figlio d'oro. Ah, Sì, non l'ho mai e sentita. voleva dire che, insomma, questi mariti erano innanzitutto descritti in senso razionale, cioè quindi dovevano avere tutta una serie di caratteristiche. Efficienze, di Esatto. efficienze. Invece questo libro è un libro in cui si afferma che esistono gli incontri, che esistono quegli incontri che ti segnano e che esiste l'amore. E io vorrei cominciare da questo. Sì, infatti, questo libro è nato, un libro è un po' come un figlio, nasce sempre da un desiderio di fare qualcosa, no? Io da molto tempo volevo scrivere proprio un libro sulla profondità e la complessità dei sentimenti, perché mi sembrava che questo fosse sia il più grande tabù nella nostra società, appunto la nostra giovinezza, ma anche ora, tutto sommato, che si parla molto, ma è sempre un parlare a un livello sentimentale o scandalistico, non è mai andare in profondità al sentimento. E credo che non ci sia niente di più pauroso della parola amore, per quello ho fatto questo titolo così provocatorio, perché sapevo che avrebbe fatto schizzare le persone in qualche modo, diciamo, una grande storia d'amore, ma paura, terrore, vado lontano. Ma è un po' il discorso che ho cominciato con Vado dove ti porta il cuore, che era già un titolo scandaloso all'epoca, no? Che apriva, diciamo, la porta dei sentimenti profondi, che vuol dire anche tutte le cose negative, diciamo, dentro di noi, no? Perché non è che l'amore si pensa sempre una cosa positiva, no, l'amore è un tessuto di tante cose diverse, anche la negatività. Naturalmente. Dunque la sfida era scrivere una storia d'amore di una coppia che dura una vita, perché la durata è il tempo in cui si vede maturare, in cui si mette alla prova l'amore in qualche modo, no? Dunque non l'amore provvisorio, ma l'amore che ha un progetto e che scaturisce da quella cosa misteriosa che è l'incontro con un'altra persona. Ed è una cosa che uno può scrivere adesso con 63 anni, non l'hai potuto scrivere né a 40 né a 20, no? Ci vuole un'età anche per maturare una riflessione sull'amore. Bisogna aver visto tante vite svilupparsi e capire che in ogni vita, quasi in ogni vita, c'è un incontro con una persona, no? E quella ti tocca il cuore, sei pronto a mettere in discussione la tua vita come il protagonista del nostro libro per seguire quella persona. Ed è una cosa che sempre è piuttosto misteriosa, perché magari la ragione ti dice che
era meglio quell'altra scelta, no? Era più tranquilla, però qualcosa di stranissimo ti dice no, io devo andare da quella parte. E dunque indagare questo sentimento così, così comune e al tempo stesso così nascosto, così coperto da un velo quasi appunto di tuttora, di vergogna. Beh, certo che in questo momento un'affermazione come la sua è un'affermazione rivoluzionaria. Facciamo per esempio l'esempio di Tinder, no? Cioè, dove appunto Appunto. cioè, oggi l'incontro è molto spesso affidato a mezzi tecnologici, no? Quindi per esempio All'algoritmo. all'algoritmo, oppure chi ti è vicino alla tua zona. Invece quello che lei afferma è un'affermazione effettivamente rivoluzionaria che io peraltro condivido fino in fondo, nel senso che io penso anch'io penso profondamente che esistano gli incontri, e qui è arrivato il cane. Nessuno solo, fortuna si può tollerare. Ma va benissimo così. Effettivamente che esistano gli incontri e che siano esattamente come lei l'ha descritto nel libro, cioè che ti toccano così tanto nel profondo che fai perfino fatica a capire che cos'è che ti ha toccato. Esatto. Come nel libro, una delle parti che ho più amato scrivere è quella in cui il protagonista, se non svegliamo tutto, ma già incamminato in una relazione che sembrava insomma definitiva, deve, diciamo, cancellarla in qualche modo, contro ogni buon senso, perché tutto andava in quella direzione, però a un certo punto incontri qualcosa che ti turba al punto tale che dici quella non è più la strada giusta, no? E ci si trova, almeno da giovani, si trova in questa capita questa situazione di dover cancellare una strada che sembrava perfetta per prendere una che poi al momento almeno è imperfetta, ma che senti che è più, non so come dire, più carica di sviluppi futuri più complessi, più affascinanti in qualche modo, no? E io faccio sempre questo esempio poi a proposito delle istituzioni attuali, no? E io quando viaggio in autobus, cioè, e guardo molto le facce delle persone sempre, no? E una volta tutti si guardavano, quando io ho passato ore a metà in autobus andando a scuola, eccetera, eccetera, ed era anche un luogo di incontri l'autobus, no? Sguardi, adesso in autobus, in treno, tutti stanno sulla macchinetta, no? E una volta ho visto due ragazzi vicini e una ragazza guardava con occhi stellanti un altro ragazzo, ma il ragazzo stava forse su Tinder e non vedeva che c'era vicino a lui forse la donna della sua vita, ma non l'ha vista perché stava in un altrove, no? Allora, questo fatto che le storie sono sempre in un altrove, magari hai accanto la persona che era proprio destinata avesse accanto per te, mi fa una certa impressione, no? Perché viviamo in questo mondo elettronico che è molto affascinante anche, però è sempre un altrove, no? Invece il destino, io credo, ci pone nella sua concretezza gli incontri, no? Dunque non guardare mai negli occhi le persone, forse vuol dire anche perdere tanti incontri. Sicuramente, questo è molto vero. Nel suo libro però ci sono delle pagine che a me sono molto piaciute, per esempio il protagonista all'inizio prova un senso di inquietudine, no? Dopo questo primo incontro casuale e neanche riesce a capire cos'è questa inquietudine e fa fatica a dare un nome e cognome a questo. Cioè, ed è una descrizione molto realistica questa, perché le cose che ci toccano nel profondo ci toccano molto prima che noi ne abbiamo coscienza di questo. E quindi forse bisogna essere molto attenti ai segnali che, come dire, le nostre storie ci danno. E anche qui, anche in questo senso, fare attenzione non è solo fuori, ma anche al dentro. Dentro. Ma spesso capita, a me è capitato varie volte nella vita, che una persona che poi si dimostra molto importante nella tua vita, all'inizio dà quasi fastidio, cioè ti attira però anche un senso di fuggire, perché ti mette un qualcosa di inquieto, non ti rasserena, però sei attratto proprio quando hai detto, dunque, perché la complessità del rapporto che questa persona in te suscita, fa eco in te, dunque hai anche paura, hai paura perché offrirsi poi a una persona, l'amore fa paura, perché tu ti offri alla fine in maniera inerme, no? In qualche modo. Dunque, prima di scoprire questo essere inerme, insomma, stai abbastanza attento. Ecco, però c'è anche almeno io ho letto anche un altro filo, che è anche un altro tema che mi sembra molto interessante. Cioè, questa è una storia d'amore, ma è una storia anche di quanto è faticoso
capire noi stessi, di quanta fatica noi facciamo a distinguere quello che noi siamo veramente, o quelli che sono i nostri bisogni primari, nel senso che siamo esseri complessi, con molte pulsioni, a volte anche contraddittorie tra di loro, e quindi questa fatica a dipanare una matassa. E aggiungo un altro elemento, perché soprattutto nella protagonista femminile, ma anche in altri personaggi, c'è questo elemento del grumo di dolore, il grumo di dolore che in qualche modo rende difficile mettere a fuoco, cioè superarlo e mettere a fuoco la propria vita. Certo, cioè, tutti noi in modo diverso, a livelli diversi, abbiamo una grande ferita dentro, no? Questo grumo di dolore che ci, in qualche modo ci paralizza nella nostra profondità, nel nostro riflesso. Allora si può fuggire, si può ignorare, oppure si può entrare in questo livello di dolore e cercare di sbrogliare la matassa in qualche modo, che è l'unico modo per farla diventare un dolore fertile, no? Ad esempio, i nostri protagonisti sono uniti in fondo dalla domanda che è poi la grande domanda che tutti ci facciamo sulla presenza del male nella vita, no? Quando parlano delle balene, della ferocia che c'è nella vita, è una domanda che tutti ci facciamo e a cui nessuno onestamente può rispondere, no? Può rispondere soltanto facendo una vita che va in direzione opposta, che si sforza in direzione opposta in qualche modo, no? Dunque penso che la presenza del male e le ferite che comunque tutti abbiamo affettivamente nei nostri incontri creano un ingorgo interiore in qualche modo, no? E se non hai coraggio, se non hai la forza di capire che solo osservandole, analizzandole, cominci a tirare via i fili e trovare una serenità diversa e vivi sempre con, come diceva Gregorio Tolstoi, cioè con un piccolo morto dentro, no? Ti porti questo morto avanti tutta la vita ed è una pesantezza naturalmente, è un impedimento anche di vivere i rapporti nella loro libertà anche. Ecco, ma ecco Edith, che sì, in realtà Patrizia, ma che poi sceglie come suo nome Edith perché rispecchia, ci mette molto tempo a in qualche modo consegnarsi a questo amore. Che Sì. cos'è secondo lei la cosa che più la spaventa di questo amore? La nudità, il mettersi a nudo, il riprovare, come dire, esperienze che nel suo passato l'hanno tradita. Sì, questo, ma anche come lei dite, una donna moderna, diciamo, anche il fatto di legarsi, no? Perché noi siamo nati in una cultura, mentre appunto, magari sua nonna diceva l'uomo di ferro, noi siamo cresciuti col culto della libertà, di viaggiare, fare esperienze, conoscere. Dunque l'idea di consegnare la sua vita soltanto a un'altra persona, lei che è una donna inquieta, che è una donna che ha curiosità, che è una donna che ha viaggiato, che comunque ha una grande inquietudine interiore, è un po' spaventata da questa cosa, è spaventata probabilmente anche di venire tradita, perché la paura dell'amore, c'è cioè, il motivo per cui non molliamo gli ormeggi facilmente, perché abbiamo il terrore di essere traditi, perché nel momento in cui tu ti mostri nella tua intimità più inerme e ti consegni, il tradimento è intollerabile, insomma. Nel libro, al di là del protagonista, che appunto, però tutte, un protagonista, una voce narrante maschile, no? Tra l'altro, una curiosità, ha fatto fatica? No, assolutamente, no, assolutamente. Per fortuna io ho già fatto diversi protagonisti maschili. E mi sono trovata molto a mio agio, anche perché io volevo fare il capitano di lungo corso da giovane, dunque ho preso le mie Ah, ecco, memorie. questa è la domanda che volevo Sì, fare. io volevo fare il nautico, dunque sai, ognuno mette nei libri poi i rimasugli in qualche modo della sua vita, no? Io ho sognato di comandare le navi quando ero piccola, dunque sono cresciuta a Trieste, in un ambiente diciamo, mercantile, per cui la nave era il mio orizzonte, e dunque mi sono sfogata facendo un capitano. Però ecco, nel libro, non so, magari dico una cosa che lei non condivide, quindi magari io ho trovato che comunque le figure femminili siano figure comunque,
nella loro contraddittorietà, nella loro, anche nel loro, mi permetta il termine, far casino, far disordine, avere reazioni emotive, anche la mamma di Edith, però insomma figure più vive, figure più passionali, figure, insomma, figure che mordono la vita, mentre gli uomini sono quasi spettatori di questo disordine, anche il protagonista è un po' spettatore affascinato del disordine che combinano le donne. Beh, è proprio così. A parte che io ho fatto tanti personaggi maschili negativi nei miei libri, ho dovuto anche farmi perdonare. Ma e comunque è vero che io vedo, cioè, in media, noi donne abbiamo una creatività, una capacità creativa nella vita che è molto diversa da quella degli uomini, estremamente diversa. Dunque, per loro è difficile stare dietro a noi, ma noi siamo capaci sempre di rinnovarci in qualche modo, no? E in questo libro, che è stato dal punto di vista creativo un'esperienza straordinaria, perché ho fatto dei personaggi, ho vissuto i personaggi in una maniera di intimità profonda, e fare le due madri dei protagonisti è stata una delle cose più belle che mi è capitato nella mia vita creativa, perché sono due madri molto diverse, non molto diverse, però del loro tempo, ma di tempi diversi. Però tutte e due hanno questa capacità di, appunto, ricreare la vita. La madre di Edith, Patrizia, che va in pensione e sogna, appunto, di fare l'Interrail perché la sua vita comincia con la pensione. Un uomo non, difficilmente avrebbe in mente di questa creatività quotidiana di reinventarsi la vita su cose, no? D'altra parte, io frequento anche l'università della terza età, naturalmente, dove abito, e la maggioranza siamo donne, no, gli uomini sono una minoranza. Noi siamo più curiose di natura, siamo più capaci di fare relazioni, di interessarci a cose, di avere, no? Questa è una cosa, una realtà della vita, diciamo, innegabile. Ecco, vado un attimo fuori tema, torno immediatamente al libro. Anch'io, naturalmente, condivido pienamente quello che ha detto, nel senso che anch'io vedo intorno a me donne, appunto, con questa grande capacità. Guardi, l'altra sera sono andata a trovare una mia amica a cena, che ha una mamma che ha 82 anni, che mi ha raccontato che ha preso l'aereo ed è andata a vivere in Portogallo da sola. Sì. Ecco, io penso che una cosa così un uomo non la farebbe mai. No, Ecco. appunto, noi abbiamo un'elasticità, forse perché siamo più legate alla vita, un'elasticità che loro non hanno assolutamente. Anch'io ho una cugina che ha 85 anni, ha venduto la casa e i mobili in un'altra città, cioè a 85 anni è veramente difficile cambiare vita, cambiare paese, capito? Sì, è Io mi chiedo, come mai, nonostante, voglio dire, tra l'altro, queste caratteristiche siano anche più adatte alla complessità dei tempi, no? Cioè siano l'elasticità, la capacità di cambiare punti di vista, anche questa capacità di interloquire con persone molto diverse, perché una cosa che mi ha colpito, per esempio, del personaggio, della mamma, del capitano, diciamo, il protagonista maschile, è che comunque è l'unica che riesce comunque ad avere un rapporto con un uomo un po' tetragono per qualche verso, no? Anche un po' Certo. introverso. Sì. Ecco, come mai, nonostante tutte queste belle caratteristiche, per esempio nel nostro paese, ma le chiedo un'opinione che va fuori tema, nel nostro Sì, vero. paese noi siamo sotto la media europea su qualsiasi argomento che Riguardi le donne. riguardi le donne, dall'occupazione alla leadership, a qualsiasi argomento, e siamo addirittura a 20 punti da paesi più evoluti, diciamo come, che ne so, la Gran Bretagna. Che cos'è che secondo lei non funziona? È una situazione molto avvilente, molto molto avvilente, perché uno si rende conto che in qualsiasi campo tu lavori, se sei una donna devi fare 3 volte di più per ottenere 3 volte di meno. Questa è una cosa estremamente grave. Io, avendo viaggiato ogni anno scorso in diversi paesi europei per i libri, mi sono resa conto dell'abissale differenza, c'è cioè anche nel riguardo della cultura, negli paesi europei, ma anche nella Spagna, rispetto all'Italia. Nell'Italia siamo sempre un po', purtroppo, Cenerentole, roba, insomma, che non interessa. Quando libro di una donna non lo leggi, donna, cioè, in fondo c'è sempre un fondo di disprezzo, disprezzo intellettuale, disprezzo, sì, è una cosa molto, molto avvilente. Penso che abbia ragioni storiche, immagino, no?
Non, è una cosa che a me personalmente fa molto soffrire. No, le atlete sono pagate metà degli atleti, ma cioè, una cosa che non esiste da nessuna parte, no? Eppure è una realtà di tutti i giorni, di tutti i giorni. E, non so, ci sarebbe una grande rivoluzione, tutte edit, per riportare le cose al modo giusto, no? È comunque molto avvilente, sì. Molto. Soprattutto in questo periodo, io credo che Sì. ci sia un'involuzione in questo senso. Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, e poi se io vedo rispetto alla mia generazione, che è un po' la generazione di Edita, sono un po' più grande, ma anche i rapporti, diciamo, di coppia stanno un po' involvendo, stanno tornando anche tra i ragazzi, quei ruoli classici, il bello che devi sedurre, cioè un po' per chi ha vissuto gli anni 70, come me, è una cosa che un po' colpisce, no? Le competizioni tra le femmine per il maschio, sono cose che negli anni 70 non c'erano, non c'erano come prioritarie, insomma, le sotterranee ci sono sempre state, però non c'era questa competizione così forte come adesso, no? È un segno, secondo me, di regressione in qualche modo, no? Senti, ma insieme a dei protagonisti, come dire, in carne ed ossa, fantastici, c'è un altro protagonista in questo libro, un'altra protagonista in questo libro, che è la natura. C'è una presenza molto forte, della natura, degli elementi atmosferici, e c'è una presenza, per esempio, delle api. Vero. Che cosa secondo lei la natura e in particolar modo le api hanno da insegnarci? Lei dà una prima, come dire, una prima chiave di lettura, cioè comunque mettono in evidenza quello che è uno dei grandi temi, no? Cioè, innanzitutto la nostra finitezza rispetto a quello che sta fuori noi, a noi, ma anche il rapporto ordine-disordine, no? Cioè, il nostro tentativo è sempre quello di dare ordine. Ma il disordine ci scavalca sempre. Per esempio, le api, che cosa hanno da insegnarci, secondo lei? Beh, le api, io ho le api da tanti anni, non sono appassionata apicultrice. Le api sono un mondo pazzesco, sono un mondo di una enorme complessità. Infatti, diciamo, la comunicazione tra le api nello sciame corrisponde a quella dei neuroni nel nostro cervello, no? Dunque abbiamo un legame anche evolutivo molto forte con le api. E le api sono al vertice del mondo animale, così come noi siamo al vertice degli insetti, come noi siamo al vertice dei mammiferi. Dunque abbiamo una superiorità che ci accomuna. E hanno una complessità di comunicazione, di efficienza, di capacità di elaborare anche dei nuovi comportamenti. In un'ora, perché in un'anno ci sono mediamente 20.000 api che parlano insieme, sono 20.000 in una scatoletta, non è poco, e ci insegnano che la via della prosperità è la collaborazione, non è l'individualismo. Un'ape sola non esiste, no? L'ape esiste quando vive per la comunità. E la cosa bella delle api, forse non tutti sanno, è che un'ape mediamente 20 giorni, poco. E in questi 20 giorni però cambia ruolo ogni volta. Mentre la formica nasce, non so, nasce guerriera e muore guerriera, l'ape nasce e fa prima la babysitter alle sue sorelle, poi fa la spazzina, poi fa la guardiana, poi va a prendere il polline e poi muore. Dunque fa tutto l'arco dei mestieri nella vita. Dunque questa è una cosa molto bella, secondo me, che compie tutto il suo ciclo con tutte le esperienze della vita. E, insomma, le api sono qualcosa di. Una volta ci sono scritti tantissimi anche trattati filosofici nel 700, 800, perché le api erano un modello anche, diciamo, di operosità, no? Anche se non si è capito mai come si riproducevano. È stato molto duro accettare che è una società femminile, insomma, quella della totalmente femminile. Questo tutti i naturalisti è stato duro accettare che non c'è un re delle api, ma c'è una regina, tanto prima al discorso di prima. Beh, forse è per questo che il valore è lo spirito di collaborazione, nel senso Certo. che forse questo è un valore che è più facile per le donne che non per gli uomini, nel Sì, senso sicuramente, anche con sicuramente. la storia Sì. mi colpisce, cioè mi colpisce sempre molto quelli che appunto fanno gli etno, no, gli psicologi, antropologi, cioè comunque.
questo fatto, come le api, anche noi portiamo dentro di noi la storia delle generazioni che sono venute prima di noi e le portiamo noi donne, ma le portano anche gli uomini. Quindi certamente l'imprinting è un imprinting più dominatorio di quello che abbiamo noi, ma proprio per storia, come dire. Sicuramente, sicuramente. Sì. Comunque, per quanto riguarda la natura, ecco, in tutti i miei libri c'è sempre molta natura, perché io sono un'appassionata naturalista, ma anche perché credo che la natura, dal punto di vista narrativo, permette di fare straordinarie metafore, no? Che in città, insomma, è un po' più difficile. E poi la natura è il meraviglioso palcoscenico su cui avviene la tragedia della nostra vita, o la complessità della nostra vita. Dunque, noi abbiamo un teatro meraviglioso, in cui ignoriamo per lo più tutto, in cui si svolge il nostro breve dramma, perché la nostra vita, guardate in un direzzo, non è neanche un battito di ciglia. No? Dunque, abbiamo questa, diciamo, discrepanza tra questa complessità incredibile che è il mondo naturale, e che è sorta appunto in milioni di anni, e la nostra brevità della nostra vita, dunque ci pone davanti appunto alla nostra finitezza, davanti alla nostra fragilità, ma anche alla nostra, ci dovrebbe porre davanti alla capacità di stupirci, perché la natura, appena conosci un po' più delle cose, ti rendi conto che è una cosa assolutamente straordinaria, insomma. Però è molto forte dentro sul suo libro questo senso della fragilità delle nostre esistenze, no? E anche, come dire, questo interrogarsi su che cosa sia questo cammino, come, è molto bello quello che ha detto, questo meraviglioso allestimento che viviamo, no? Cui passiamo. Grandioso, sì. Tante volte non ci accorgiamo neanche di questa scenografia fantastica che ci circonda, che vivendo in città, e cioè la vita in città degli ultimi 50 anni ha molto impoverito la capacità di percepire proprio fisicamente il mondo che ci circonda, e ci ha impoverito anche perché appunto noi abbiamo un'evoluzione che è legata al 100% alla natura e non siamo più legati alla natura. Dunque questa è una frattura che è noi, che ci rende più fragili ancora, no? Perché finché il mondo naturale, quello umano, erano vicini, eravamo anche più consapevoli della malattia, della fragilità, della ciclicità e di tante altre cose. Adesso ci sembra che dominiamo il mondo, perché arriviamo a casa, abbiamo Alexia, diciamo: Alexia, aprimi le tapparelle. Lui ti apre le tapparelle e tu pensi di essere Aladino con la lampada, e invece no, sei un poveretto che avviene un virus e lo fa fuori, viene fatto fuori dal virus. Dunque, c'è bisogno di un po' ridimensionare la nostra onnipotenza tecnologica. Ma credo che questo stia abbastanza avvenendo, Sì. nel senso che Sì. parlavo appunto cioè, questo fenomeno con dei cosiddetti city quitters, che forse lei è stata un'antesignana dei city quitters, cioè Cosa di questi. sono? Ma c'è tutta questa, come dire, parte di popolazione anche giovane, nel senso di Sì. giovani o quarantenni, che scelgono di abbandonare la città. Ah, Quindi sì. lasciano la città, vanno a vivere fuori, in campagna, in montagna, con uno stile di vita che però non è rurale, con uno stile di vita che è, diciamo, una. Moderno, sì, anche qua ce ne sono, anche lo abito io, certamente, sì, e questa è una grande speranza per il futuro, che abbiamo campagne abbandonate, case abbandonate, professioni abbandonate, e questo è un segno bellissimo, secondo me, di un matrimonio tra tecnologia e agricoltura, è uno dei grandi matrimoni del futuro, e anche una possibilità per i giovani di trovare delle vie di vita, insomma, più felici. Sì, anch'io guardo con molta, come dire, l'ho sempre guardato con molto, cioè, nel senso, negli ultimi anni ho sempre intravisto dei germogli più interessanti. Molto interessanti. In questi luoghi che io chiamo più desueti, che non nella città, dove sicuramente è vero quello che dice, c'è cioè una forte omologazione e una perdita di capacità di ascolto, che io trovo un fortissimo impoverimento. Impoverimento, sì. Volevo chiedere una cosa prima, due cose prima che il tempo finisca. Lei però una risposta la dà. Dà una risposta a questo affanno che noi abbiamo dentro, sulla precarietà, su che cosa rimane, e soprattutto, diciamo, col crescere questo affanno diventa, no, più forte, no? Ovviamente l'orizzonte si restringe. Ecco, lei dà una risposta che è la risposta di questo libro, cioè lei dice c'è il ritmo che suona nell'universo è l'amore. E quindi Sì, di vorrei chiedere. questo sono profondamente convinta. Tra l'altro, ci ho messo una vita per convincermi, ma sono convinta che in realtà noi vinciamo l'idea di fragilità soltanto nel momento in cui
affianchiamo l'idea dell'amore. Cioè, se io ho fatto della mia vita un percorso in cui ho imparato piano piano, perché è difficilissimo, non è, a vedere sempre l'amore come possibilità di germogliare nelle persone, nelle cose, cioè sviluppare intorno a me un mondo di relazioni umane improntate non al giudizio, non alla condanna, non ma all'amore, allora non avrò vissuto inutilmente. Dico sempre al momento di lontanissimo, di andarsene. Uno non è che penserà: ho vinto quel premio letterario, ho venduto un milione di copie. Penserà e forse si pentirà se ho amato o non amato abbastanza. Penso che alla fine il giudizio sia solo questo. E forse l'inferno è proprio rendersi conto in ultimi tempi di aver sprecato questa dimensione della vita in qualche modo. No? E questo libro è proprio, io l'ho scritto prima del Covid, poche settimane prima l'ho finito, però è arrivato al momento in cui forse è il momento di dire: va bene, a questo punto abbiamo riempito la nostra vita di un po' di cose non necessarie. Torniamo a mettere a fuoco quello che è necessario. Il necessario è l'amore. L'amore c'è, come dicevo a proposito della madre di Andrea, quando parlano quando lei lascia, c'è la silenziosa operosità del bene, no? Nel mondo è presente la silenziosa operosità del bene, che non fa rumore, non fa clamore, non finisce, però è la realtà che mantiene in piedi il mondo. Dunque bisogna avere fiducia in questa realtà che il bene opera silenziosamente ed è dentro ognuno di noi. È un cammino che naturalmente non è che uno giovane, è un cammino di scoperta, di conoscenza, di lavoro su di sé, insomma, non è un cammino facile, no? Ma è l'unico che può fugare in qualche modo il timore della finitezza, no? Perché, e poi è un libro sulla speranza, perché finisce in un modo che, cioè, beh, la vita, il bello della vita è che si può sempre ricominciare. Questa è una cosa fondamentale, soprattutto in tempi come questi, in cui sembra che siamo finiti, che ci riempiono, niente sarà più, sì, niente sarà più come prima, ma magari sarà meglio di prima. Non necessariamente deve essere negativo, no? Dallo sbattere contro un muro, poi forse si può aprire gli occhi e dire: allora, questo lo teniamo, questo e quest'altro lo eliminiamo, no? E forse è un momento di una grande anche pulizia di cose importanti e cose non importanti. Ecco, scusi, le faccio una domanda da 100 milioni, così dice, ma invece, secondo, così, naturalmente, come legge lei il male? Cos'è la nostra materialità? Il Ma è una male? cosa, guardi, è una cosa molto che mi affascina, mi ha sempre affascinato, in fondo è la base di tutti i miei libri, questa domanda sul male. Il male, la cosa incredibile è che compare già a certi livelli, a livelli avanzati di evoluzione animale, sto parlando, il male è presente. Cosa intendo per male? Ci sono animali che uccidono per mangiare e finisce lì, quello non è male, quella è necessità. Ma c'è, quando si è agli animali molto intelligenti, i delfini, gli scimpanzé, sono capaci di far male per il piacere di farlo. E questa è una cosa molto inquietante. Sembra che, come con il sviluppo dell'intelligenza, entra qualcosa di perverso. Perché i delfini, che sono così simpatici, in realtà sono degli stupratori, sbranano e cucciano gli altri, sono cose terribili che nessuno osa dire. La stessa cosa le scimpanzé, gli fanno, cioè, Jane Goodall, la grande studiosa, che gli dai sono meravigliosi, a un certo punto lei pensava che i scimpanzé fossero degli angeli e scopre che gli scimpanzé godono a fare a pezzi i cuccioli degli altri scimpanzé, dunque è rimasta, tutti noi siamo turbati, perché pensiamo che il male riguardi solo noi. Il male compare dove c'è un'intelligenza elevata, questo già è inquietante, e c'è in noi stessi, ma c'è anche, insomma, nel mondo intorno, e nessuno può dire perché c'è il male. E qual è il fine del male? È anche una componente evolutiva, però l'antidoto del male è cercare sempre di non farlo crescere dentro di sé, cioè di mettere a fuoco quello che è male e dico: tu vuoi, no, te non ti faccio crescere, cioè non innaffio quello che fa crescere il male dentro di me. È l'unico modo per sopravvivere, perché il male noi non possiamo opporci, talmente, opporci insomma, a livello cosmico, voglio dire, no? È una forza talmente forte. Possiamo opporci con la nostra coscienza, con la nostra libertà di scegliere di non stare dalla parte del male. Sì, io mi ricordo un'intervista con Mariangela Melato, in cui mi chiedevano, ma lei è buona? E lei ha risposto, insomma, una persona che io ammiravo molto, ha risposto, io non sono buona, ma mi sforzo tutti i giorni di essere buona, cioè Esatto. come scelta di vita. C'è Esatto. una cosa che le volevo chiedere, perché a un certo punto i nostri due protagonisti si perdono di vista per un tempo molto lungo, il capitano Edith, e sembrerebbe che insomma, la storia è finita lì, perché insomma, il tempo è abbastanza lungo, finché a un certo punto c'è un incontro casuale. Dall'altra parte del mondo, completamente dall'altra parte del mondo, come un intervento ultraterreno, come un intervento,
E tra l'altro poi Edith nella sua lettera insomma, spiegherà cos'è stato per lei questo intervento, no? Spiegherà alla fine del libro, non voglio svelare tutto, ma spiegherà cos'è stato quell'intervento, un intervento che le ha parlato profondamente, che ha radicalmente cambiato il percorso della sua vita, ma che, come dire, è avvenuto tramite appunto il caso, nel senso. Sono a Bali, dall'altra parte del mondo, cioè ognuno per motivi completamente diversi. Credo tra l'altro che sia un'esperienza che sia capitata a molte persone di noi, cioè quelle di L'incredibile che rompe nella vita, l'incredibile che rompe, non te l'aspetti, incredibile. ma com'è possibile questa cosa, no? Infatti una riflessione ho fatto con gli anni, ma a parte che io credo che la letteratura, scrivere libri sia proprio parlare costantemente del misterioso influsso del destino nelle nostre vite, no? Perché la letteratura è raccontare la macchina del destino, no? Il mistero del destino. Ma comunque quando sei giovane non si crede a queste cose, naturalmente, se sei giovane si ha poca esperienza, no? Ma invecchiando si vede la propria vita, la vita delle persone che si conoscono e si rende conto che a un certo punto ci sono delle cose che sono inspiegabili, accadono e non era previsto in nessun modo che accadessero, però quell'accadere diventa determinante per la tua vita in quel momento, no? Io una volta, penso, Manzoni l'aveva chiamata provvidenza, io l'ho chiamata, non so, destino, però credo che nel mondo ci sia una realtà sottile, nascosta un po' nel nostro mondo razionale, che comunque agisce per ragioni che noi non sappiamo bene mettere a fuoco, ma agisce creando queste situazioni che ti cambiano la vita. E io, proprio, uno dei primi racconti per voce sola, cioè basta una cosa minima, tu esci di casa 5 minuti dopo e hai un incidente di macchina. Cioè tutta la nostra vita è sospesa nel mistero del destino, no? Di quello che ti può succedere nel male, ma anche nel bene. Puoi fare un incontro, è assolutamente impensabile, però lo fai e dato che è impensabile capisci che l'incontro ha un senso profondo. Magari se ti incontravi sotto casa non era così profondo, no? Sì, molto, molto spesso abbiamo l'impressione che il mondo risuoni, nel senso ci sono delle coincidenze che per esempio ci parlano e forse spesso riguardando indietro la nostra vita, almeno io riguardando la mia, dico, ma potevo affannarmi anche di meno, nel senso che poi molto spesso le grandi scelte sono state anche frutto, come dire, come dice lei, di un destino, cioè di piccoli avvenimenti che non erano previsti. Esatto, Assolutamente. questa è una cosa molto, molto affascinante anche. Infatti noi dobbiamo anche imparare a stupirci per questo accade perché è una cosa che non sappiamo decifrare. Possiamo solo cercare di cavalcarlo, cercando di capire cosa ci dicono quegli avvenimenti, insomma, no? Senta, per concludere questa nostra chiacchierata, noi stiamo vivendo giorni bui, giorni comunque in cui intorno a noi c'è molto dolore perché molte persone sono colpite dal Covid, e ovviamente anche persone che ci sono care, molto care. Ecco, ma che cosa possiamo, cioè quando capita ma insomma, delle cose dolorose, il nostro istinto è quello di poterne trarre qualcosa, dargli un senso. Che cosa possiamo trarre da questa esperienza che ci sta accadendo? Come ha detto lei, mai avremmo pensato con la nostra forza, la nostra tecnologia, con la nostra scienza, potesse capitare. Perché io penso che adesso non lo stiamo ancora realizzando in piedi, ma è un grandissimo shock. Grandissimo shock, sì. Eh sì, perché noi, come dicevo, noi io sono naturalista, noi siamo semplicemente grandi mammiferi e grandi mammiferi sono soggetti a epidemie. Questo a me era sempre stato chiaro da naturalista, però ci eravamo dimenticati questa cosa che basta un essere così bizzarro e fuori controllo un virus per metterci in ginocchio tutti. Ma quello che deve insegnarci è l'importanza della solidarietà, l'importanza di essere comunità, di stare vicino agli altri, l'abbandono di questo individualismo perverso che ha impazzato la società negli ultimi anni, e il sostenersi e poi il saper amare, il saper donarsi, perché appunto morire o vedere una persona morire senza essere sviluppato questa possibilità è una cosa che aumenta molto la disperazione, no? E trovare naturalmente un senso anche alla fragilità, alla morte, perché questo fa parte, cioè, come dico sempre, la morte è la cosa più democratica che c'è, non si salva nessuno da lei, no? Dunque dobbiamo imparare a capire che cosa.
cosa stare. Io penso che una delle grandi tragedie sul Covid è stato il fatto che non si è potuti stare vicino ai morenti. Questa è una tragedia epocale, no? Perché più che la morte sia, ma non è, cioè perdere i genitori, non, è, non poter stare, cioè, stare vicino alle persone che muoiono è un grande privilegio, è una grande ricchezza, no? Poter accompagnare le persone amate in quel momento così complesso. E non poterlo fare, secondo me, è stato un trauma per noi spaventoso, più della morte stessa in qualche modo, no? Dunque ha portato qualcosa di così profondamente disumano, no? Sì, è un grandissimo, spero, ma dal dolore, quando è affrontato, quando è analizzato, dovrebbe nascere una visione più completa, insomma, speriamo di non tornare indietro, ma piuttosto di veramente di tornarne fuori con un nuovo livello di umanità da questa esperienza terribile. Quindi secondo lei la ricetta è maggiore solidarietà, comunità e forse. Assolutamente, assolutamente, c'è tante fragilità sociali, adesso c'è tanta, no, io quando vedo, apriremo i centri commerciali fino alle 22, scusate, ma secondo voi, almeno nell'Italia che vivo io, che è l'Italia centrale, chi andrà ai centri commerciali? Le famiglie sono ridotte in condizioni spaventose, non, la città è capovolta, no? Dunque, bisogna ricordarsi di questo, insomma. Quindi sarà un grande shock per tutti il ritorno alla Sì. vita normale, ma secondo lei questo è uno shock che sicuramente Dobbiamo porterà. imparare a farne una cosa positiva, non a piangere come stavamo bene prima, a dire, vabbè, con quello che abbiamo adesso, cosa possiamo costruire di nuovo, di più bello di quello che abbiamo prima? Possiamo vivere in modo diverso? Perché sinceramente a me sembra che il mondo fino a pre-Covid era un mondo sempre più folle in qualche modo, no? Direi proprio di sì. Ecco, se non vuole essere, io poi sono aperta alle cose nuove, non sono una persona, però mi sembra che abbiamo varcato molti limiti e no, perché se questo superarsi l'indice avesse portato a una felicità, a una serenità, ma ha portato a più infelicità, sempre più malati, dico sempre, prendiamo come parametro i disturbi psichiatrici dei bambini. Prima del Covid ancora, abbiamo una crescita esponenziale di disturbi psichiatrici nei bambini. Allora questo ci deve fare interrogare, perché un bambino è portato alla salute mentale generalmente, no? Se arriva a quei punti vuol dire che alle spalle c'è qualcosa di importante che non va. E dunque dobbiamo capire cosa non va e cercare di rimetterci un po' in carreggiata. E poi c'è un tema che anche lei tocca nel libro, che è comunque il rapporto col clima, il Sì, vabbè, rapporto il clima è con questo. cambiato tantissimo. Cioè io vivo da 30 anni in campagna, ho la campagna, ho le api, ho gli ulivi, eccetera, e posso dire che in 30 anni il cambiamento è stato sconvolgente. Perché finché uno sta negli uffici non si rende conto, ma chi coltiva? Si rende conto che io, insomma, una volta raccoglievo l'oliva a dicembre, adesso la raccolgo fine settembre. Per dire, un cambiamento, sono 2 mesi in 30 anni, è molto strano, insomma, ecco. Le api soffrono, tante creature soffrono, insomma, arrivano animali tropicali, cioè, e, insomma, il cambiamento climatico in realtà, insomma, già in atto da un bel po'. Bene, allora noi ringraziamo Susanna Tamaro di questa bella chiacchierata che mi ha fatto veramente molto piacere. Anche a me. Sconsigliamo naturalmente, ecco, invece che i centri commerciali, consigliamo di frequentare tanto le librerie. Ecco, appunto, anche dico, ma questa non è una buona cosa, siete tutti a casa, ma fate una campagna per la lettura, no? Magari sarebbe una bella idea. Ma devo dire che però adesso, proprio nel mio quartiere, le librerie insomma, sono molto vitali, cioè, secondo Ah, me che bello. comunque, questo momento ha portato anche Sì. comunque alla voglia, magari dico una cosa che i numeri non mi daranno ragione, ma l'impressione insomma è quella di un maggiore anche tempo Sì. Di di riflessione, di lettura, anche perché siamo meno, abbiamo meno, non usciamo, siamo sempre a casa, insomma, no? E quindi anche una volontà di capire, per esempio, l'altro giorno hanno presentato i dati sui festival, non che sono dati online, e mi ha colpito che il 16% fossero persone che non avevano mai frequentato un festival. Quindi sicuramente può esserci, come dire, un'apertura a una nuova curiosità, una nuova volontà di capire anche una nuova, anche un nuovo modo di vivere il tempo, Certo. perché questo tempo recluso è un tempo che ha molti limiti, ma ha anche, come dire, una delle sue qualità, almeno Certo. io. No, per me, io sempre a casa, anzi, sto pensando di riprendere a ricamare, che tra un po' tutte le attività.
ricami, uncinetto, tutto, perché si legge poi, no? Si torna anche all'attività di una volta. Va bene, grazie mille Susanna. Allora, Grazie a lei. in Grazie. libreria, ricordiamo, Susanna Tamaro, Una grande storia d'amore, un libro che si divora, quindi lo consiglio soprattutto per queste festività. Grazie. Grazie, grazie.